Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG. Andiamo con le ultime notizie. Sono 13.571 i test molecolari e antigenici positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 524. Ieri i positivi erano stati 10.497 e 603 le vittime. In totale, da inizio pandemia, le vittime sono 83.681. Gli attualmente positivi sono 523.533. In isolamento domiciliare ci sono quasi 500.000 persone. Sono invece 279.762 i test per il coronavirus molecolari e antigenici effettuati in Italia. Il tasso di positività è del 4,9%, in aumento rispetto al 4,1% della giornata precedente. Sono in calo di 26 unità i pazienti in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. Gli ingressi invece giornalieri sono 152. In totale, i ricoverati in rianimazione sono oltre 2.000 persone. I pazienti ricoverati con sintomi in area medica sono in calo di 230 unità rispetto alla giornata precedente. È uscito anche il bollettino ieri del quotidiano dell'unità di crisi della Protezione Civile Regionale Campana. Sui positivi del giorno, i nuovi casi sono stati 968, di cui 65 identificati da test antigenici rapidi, con 835 asintomatici e ben 68 sintomatici, che si riferiscono solo ai positivi al tampone però molecolare. I tamponi del giorno sono stati 15.343 per un totale di positivi pari a 209.482 unità. I deceduti sono 47, di cui 17 nelle ultime 72 ore e 25 in precedenza, ma registrati solo nella giornata di ieri. Il report posti letto su base regionale indica i posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui 100 occupati. Il TAR della Campania si è pronunciato sull'ordinanza relativa all'attività scolastica nella nostra regione, stabilendo l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria. La regione aveva già consentito l'attività didattica in presenza fino alla terza classe elementare, cui si aggiungono ora anche la quarta e la quinta, a partire dal 21 gennaio 2021. Lo scrive in una nota ufficiale l'unità di crisi della regione Campania. Rimangono quindi in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza restano pertanto sospese fino al prossimo 23 gennaio. Per la secondaria di secondo grado si deciderà, come previsto nell'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio, alla luce delle verifiche dell'unità di crisi. Sarà consentito ai sindaci e alle autorità sanitarie locali di assumere decisioni connesse ai contesti locali. È in corso su tutto il territorio nazionale un'operazione contro la 'ndrangheta coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, denominata Basso Profilo, che vede impegnati 200 donne e uomini della Direzione Investigativa Antimafia, 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di 4 unità cinofile e un elicottero. I dettagli poi saranno forniti in conferenza stampa che si terrà alle 10.30 oggi a Catanzaro, nella sede della Corte d'Appello, cui parteciperanno anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il Direttore della DIA, Maurizio Ballone. 13 persone sono state arrestate e portate in carcere e 35 ai domiciliari nel corso di questa operazione che si chiama Basso Profilo, coordinata dalla DDA di Catanzaro e scattata all'alba. Tra gli arrestati, secondo quanto si è appreso, vi sono molti colletti bianchi di Catanzaro e provincia. L'operazione condotta quindi dal personale della DIA, congiuntamente con quello della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coinvolge i maggiori esponenti dell'Andrangheta, tra le più importanti di Crotone, Isola Capo, Rizzuto e Cutro, come Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, nonché imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi, secondo l'accusa, con le organizzazioni criminali. La movimentazione illecita di denaro per un valore di oltre 300 milioni di euro è stata accertata nel corso dell'indagine Basso Profilo contro la 'ndrangheta, che stamani ha portato quindi a numerosi arresti. A riferirlo è l'ANSA. E quanto si è verificato a Pozzuoli, dove è stato arrestato dai carabinieri un 29enne di origini nigeriane, già noto alle forze dell'ordine, perché secondo la ricostruzione dei militari, Obinian, impugnando un bastone, si è avviato verso una parafarmacia in via De Curtis. I dipendenti lo hanno notato e, prima che potesse entrare, hanno sbarrato la porta di vetro. Il 29enne ha colpito il vetro senza riuscire ad infrangerlo e ha poi rubato la bici di uno dei dipendenti parcheggiata fuori l'attività e si è lanciato contro la vetrata sperando di ottenere un effetto ariete. Anche questa volta non è riuscito ad entrare nel locale ed ha desistito, è fuggito con la bici appena rubata, ma il proprietario lo ha inseguito e lo ha raggiunto. Ne è nata una breve colluttazione, anche questa volta si è dovuto arrendere.
Il 29enne ha poi abbandonato il veicolo fuggendo a piedi e durante la fuga ha colpito un passante con uno schiaffo al volto, danneggiando due auto in sosta. Una fuga la sua che lo ha portato a pochi passi dai carabinieri della stazione, poco prima allertati da alcuni cittadini e già pronti a fermarlo. L'ultimo bollettino di aggiornamento pandemico in provincia di Caserta, come di consueto diramato dall'ASL locale, recita 139 nuovi positivi, 186 guariti e 10 deceduti. Il numero di tamponi processati è stato di 2019 per un tasso di incidenza pari al 6,8%, in linea con quanto evidenziato nelle giornate precedenti. Maddaloni continua ad essere la città con il maggior numero di contagiati attualmente, cioè 276, seguita da Mondragone con 202 e Caserta con 189. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha scritto una lettera per l'insediamento del neo vescovo di Caserta, Monsignor Pietro Lagnese. Eminenza reverendissima, caro Don Pietro, scrive: con infinita gioia che accolgo il suo arrivo nella comunità casertana, terra che lei ben conosce e di cui è figlio. Nel suo primo messaggio lei ha chiesto di non essere lasciato solo. Io, le prometto, Eminenza, sarò al suo fianco come persona e come sindaco di Caserta, sempre, soprattutto in questo periodo difficile e dagli orizzonti incerti per tutta la nostra gente. L'esperienza delle ultime settimane con i contagi in preoccupante risalita paralizza le nostre famiglie e l'intera società, ma la fede ci aiuta a reagire, la fiducia alimentata dalla preghiera non ci abbandona. Caserta è diventato il popolo della speranza e con lei, nostro faro di fede, dopo che si è spento quello del Monsignor D'Alise, lo diventerà sempre di più. C'è da intervenire con urgenza e concretezza, mediante politiche appropriate, oggi più che domani. Questo impegno è per la società civile, per noi amministratori, un atto di responsabilità nei confronti dei cittadini, ma io, anche per la Chiesa, in quanto polis, credo nello stesso messaggio: diamoci la mano, facciamoci coraggio, con lei al nostro fianco, Monsignor Lagnese. Questo cammino sarà meno faticoso e meno incerto. La Juventus vince la Supercoppa italiana al Mapei Stadium 2-0 nella gara di ieri, una gara bloccata all'inizio, giocata a ritmi bassi, contraddistinta dalla paura che i bianconeri riescono a portare a casa, e quindi si aggiudicano un trofeo importante per la svolta stagionale tanto attesa. Il primo tempo è equilibrato, la Juve prova a fare la partita, il Napoli invece prova ad agire di rimessa, una sola grande occasione proprio per i partenopei con un colpo di testa di Lozano e una parata straordinaria di Szczęsny. Nella ripresa i bianconeri partono forte e spingono sull'acceleratore a sbloccare la gara il solito Cristiano Ronaldo, che sfrutta un errore di Bakayoko su calcio d'angolo. Il Napoli avrebbe anche l'occasione per pareggiare la partita con Insigne dal dischetto dopo un'entrata di McKennie su Mertens, ma il capitano fallisce. Nel recupero poi Morata sigla il 2-0 su assist di Cuadrado. Pirlo può sorridere mentre Gattuso dovrà rivedere alcune cose. Il suo è un Napoli sceso in campo con la paura di vincere, che ha creato pochissimo e fatto pochissimo per portare a casa un trofeo comunque importante. Questa sconfitta dovrà far ragionare gli azzurri su diversi aspetti. È stato un Napoli senza anima e che si è reso troppo facilmente alla prima difficoltà. Sempre con il calcio, chiudiamo invece con la casertana. Buona la terza per i falchetti che vincono 1-0 di misura contro il Bisceglie nel recupero dell'undicesima giornata di Lega Pro. Girone C in rete Cuppone in apertura di secondo tempo, che ha regalato 3 punti pesanti per la classifica dei falchetti, che lasciano finalmente la zona play-out, rilanciando persino la risalita verso i play-off, considerando ancora la gara da recuperare nel derby contro la Juve Stabia. Mister Guidi getta nella mischia il bomber Gigi Cassaldo dal primo minuto e si affida all'esperienza dei neo arrivati Del Grosso e Turchetta, mentre l'ultimo arrivato Rillo parte dalla panchina. Inizio di marca rossoblu, ma il Bisceglie dimostra di rimanere sempre in partita anche quando subisce la rete dello svantaggio. La casertana è brava dopo la rete del vantaggio a gestire i ritmi, potrebbe anche centrare il raddoppio in alcune occasioni, ma fallisce. Il Bisceglie è pericoloso all'ultimo respiro con Avella che è distinto, ferma e salva il risultato su Zagaria. Da segnalare al 47esimo anche l'infortunio muscolare occorso a Konaté. Ora andiamo ad ascoltare invece le parole di Mister Guidi dopo la partita e di Santoro. Sì, la squadra ha ormai recepito quelle che sono, al di là dei concetti e principi di gioco, ma ha recepito come viene affrontata ogni singola situazione in campo e soprattutto qual è lo spirito che ci deve contraddistinguere. E penso che oggi, anche da questo punto di vista, c'è da fargli i complimenti e sinceramente non mi stanco mai di sottolinearlo perché è un gruppo splendido che è veramente divertente. E mi soddisfano sempre allenarlo e vederli giocare. Quindi sono orgoglioso di ognuno di loro, soprattutto perché anche oggi hanno abbinato grande qualità, grande possesso palla nel primo tempo, dove secondo me meritavamo di essere già in vantaggio, e poi a grande spirito di sacrificio, la voglia di non subire gol,
del secondo tempo. Insomma, tutte caratteristiche che poi ci hanno portato a fare una prestazione, secondo me, molto positiva. Sì, purtroppo questo ce lo siamo detti tante volte, non abbiamo mai avuto la possibilità di dare continuità né agli allenamenti né alla partita, perché io penso che in tutto il girone d'andata io penso abbia sempre cambiato la formazione e questo la dice lunga. Sì, a volte sono delle scelte, ma molte volte sono state tutti inciampi sul nostro percorso tra Covid o problemi che ci hanno precluso di avere una certa continuità. Però io li ho visti crescere da agosto ad oggi, ogni singolo calciatore, ha citato Santoro, ha citato Vella, ma sarebbero tutti quanti da menzionare, perché la crescita che sta avendo Cuppone, la crescita di Matese, ma insomma, non citarne qualcuno veramente rischierei di fare un torto a qualcuno. Quindi è un gruppo che sta crescendo e stanno prendendo consapevolezza in quelle che sono le loro qualità. E mi sbilancio perché credo fortemente che abbiano ancora tantissimi margini di miglioramento. Diciamo che ora stiamo raccogliendo i frutti che aspettavamo da un po' di tempo. Abbiamo lavorato tanto nella prima parte della stagione ed ora siamo arrivati nella condizione che speravamo. Sì, mi abbasso molto a prendere la palla e ci troviamo bene con questo sistema di gioco, perché anche le due mezzali vengono a prendere palla, giochiamo sempre vicino, non la buttiamo mai e quindi è un gioco che fa bene a tutti. Siamo costruiti per giocare, non per buttare la palla lontana e rincorrerla, ma giocarla e arrivare lì con i nostri principi. Sì, ci sappiamo adattare ad ogni situazione, diciamo. La prima parte della gara abbiamo provato a farla noi e è mancato solo il gol, come hai detto tu, perché abbiamo giocato veramente bene. Poi dopo il gol, ovviamente, loro si sono alzati, noi ci siamo abbassati un po' comunque per difendere il risultato, perché sì, il gioco va bene, ma dobbiamo portare anche i punti a casa. E quindi ci siamo riusciti bene, ci siamo adattati bene. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.